Dopo essere stato selezionato dalla Fondazione Con il Sud, sarà avviato a Caltanissetta il progetto Case in Rete, promosso dalla cooperativa Nissena Ethnos. L'avviamento avverrà in collaborazione con altre cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, oltre all'ASP territoriale. Il progetto, come recita la nota, sostenuto con 600.000 euro, sperimenterà una soluzione tecnologica basata sull'integrazione tra televisione e telefono. Casa in Rete metterà a sistema, quindi in relazione tecnologica, tutti gli anziani coinvolti e trasformerà quello che diciamo è lo strumento più facile, più conosciuto dagli anziani, la televisione, in un vero e proprio smartphone. Per cui ciascun anziano potrà beneficiare di un servizio di assistenza continua 24 ore su 24 con operatori specializzati a distanza che potranno intervenire in ogni momento sulla base delle necessità di ogni singola persona. Potremo coordinarci sull'aspetto della terapia farmacologica, quindi della programmazione, perché il televisore ti dirà quando è il momento di prenderti la medicina. Oh, ma sarà anche un'opportunità per stare insieme perché gli anziani potranno collegarsi in diretta tramite la televisione con i nostri operatori. Immagino, per esempio, che ne so io, un artista, una persona che possa, uno sportivo che possa fare loro ginnastica dolce o un istruttore di yoga, insomma, tutta una serie di opportunità che permetteranno non solo di poter beneficiare da un punto di vista appunto della salute, ma anche e soprattutto da un punto di vista di benessere e del buon umore.